È il primo test ufficiale della stagione, una partita che conta, come ha sottolineato Baroni in conferenza stampa, il motivo fondamentale della sfida col Renate. In palio al terzo turno c'è il Chievo, che i biancazzurri affronterebbero di nuovo l'Adriatico, ma occhio ai Brianzoli che, evento mai accaduto, hanno superato il primo turno di Team Cup espugnando il campo dell'Albino Leffe, che dunque scendono in Abruzzo con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere. Forse il miglior test che ci poteva capitare, perché ci capita una squadra che è un po' magari non molto conosciuta, però una squadra che gioca molto bene a calcio, gioca insieme da 2 anni. Principalmente un test per capire anche nelle difficoltà la tenuta che abbiamo, perché sicuramente incontreremo qualche difficoltà. Ai margini per squalifica pesano Zoppari, Cecutolo, così come gli indisponibili So, Da Silva e l'ultimo arrivato Grillo, perché in ritardo di preparazione. L'11 iniziale 4-3-3 il sistema di gioco: Fiorillo, tre pali, Puccino e Scrugli a presidio delle fasce, in mezzo il tandem Ciosic del Fabbro, Appelt vertice basso del triangolo di metacampo completato da Nilsson e Bjarnason, davanti il tridente Politano, Maniero, Caprari. Speculare il sistema di gioco scelto dal tecnico del Renate, Simone Boldini: Cincilla tre pali, Mucchetti, Gavazzi, Adobati e Morotti in difesa, Gualdi, Malgrati e Scacca Barozzi a centrocampo, in attacco Iovine e Curcio a supporto di Florian, terminale della manovra. Detto del risultato, Baroni passa poi ad approfondire altre tematiche, in primis il mercato, organico ancora da completare, mancano 4 pezzi. Mera constatazione. Non sono preoccupato, è chiaro che il ritardo che abbiamo in questo momento nel completare l'organico è abbastanza importante, no? Quindi credo che la settimana che verrà sarà una settimana importante. I nomi sono Arcinoti, Zampano a terzino destro, 2 difensori centrali tra Izzo, Fornasier e Rea, Buchel in mediana. L'austriaco non esclude Bjarnason, anzi. No, assolutamente, anzi, è proprio il contrario, perché sono caratteristiche diverse e sono caratteristiche che andrebbero a integrare perfettamente un centrocampo, dove da una parte hai spessore, tenuta, presenza, e dall'altra invece hai quelle qualità che servono di attacco alla profondità, di qualità, di sviluppo, di penetrazione, ecco. Quindi sarebbero congeniali. Infine il messaggio, a dir poco preciso, per il campionato ormai alle porte, a prescindere dagli obiettivi. Provare magari a puntare ai playoff, però non deve essere un fallimento se non c'è un raggiungimento, perlomeno questo è quello che ci siamo detti con il presidente. È chiaro che la prima cosa che dobbiamo fare, il primo messaggio che dobbiamo fare, è quello di una squadra che lotta, che corre, che si sacrifica. Questo è il primo punto, il primo tassello. Da lì poi si può costruire tutto il resto.